Una cosa con cui dobbiamo trattare sono i variogrammi. Infatti, nella formula che dà il sistema lineare risolvente il problema del kriging, noi abbiamo alcuni elementi che contengono il variogramma, in particolare la matrice gamma, qui è una matrice di variogrammi. Anche la matrice B contiene variogrammi. Quindi dobbiamo andare a capire come possiamo produrre questi variogrammi. Il variogramma è una certa relazione statistica fra elementi che stanno ad una certa distanza r. Quando noi trattiamo cose nello spazio, in teoria potremmo considerare variazioni anisotrope, e quindi non dipendenti solo da R, ma anche proprio dalla posizione di due punti, come x1, x2 e x3. Potremmo avere dei variogrammi differenti tra x1, x3 e x1, x2, perché sono in direzioni differenti. In realtà noi consideriamo lo stesso variogramma. La forma teorica del variogramma è una curva di questo tipo, che può avere un asintoto oppure potrebbe anche non avere un asintoto. In realtà i variogrammi che si considerano hanno una forma un po' più complessa che è fatta così. Il cui si assume che A0 il variogramma non vada a, cioè il variogramma non vada a 0 per R che va a 0. In questo caso questo si chiama nugget. Questo si chiama SIL, anzi così SIL, e più o meno questa quantità quando esiste un asintoto si chiama range. Nugget, sono i variogrammi sperimentali che vanno in questo modo, mentre il variogramma teorico dovrebbe andare a zero, ma i variogrammi sperimentali ovviamente sono frutto di campionamento di dati e quindi potrebbero non manifestare questa proprietà che noi qui abbiamo mostrato con la linea rossa. In questa parte dei variogrammi andiamo a vedere alcune forme che imitano questi andamenti. Queste forme non nascono come dire, da ragionamenti di natura teorica, sono semplicemente delle forme che appunto, come ho detto, imitano il comportamento di quello che devono avere i variogrammi. E in generale, quindi, il problema è quello di andare ad interpolare una serie di valori sperimentali dei variogrammi, come potrebbero essere questi, su una curva specifica, che potrebbe essere questa, ma ovviamente potrebbe essere anche una curva leggermente differente, fatta così a seconda dei metodi di interpolazione.